anche alla squadra arbitrale di questo Lecce Lazio, sarà il signor Federico Dionisi della sezione dell'Aquila, due precedenti, due vittorie con la Lazio, Peretti e Rossi, i suoi assistenti, il quarto ufficiale signor Prontera, al VAR Di Bello, Paganessi suo assistente. Vi ho detto tutto e non vi potrò più dire nulla. Lo chiediamo per in virtù delle limitazioni vigenti, non possiamo raccontarvi la partita in cronaca pura, ma avremo delle finestre e per un totale di 9 minuti a tempo in cui potremmo ovviamente raccontarvi la partita per quello che stiamo vedendo. Per il resto sarà un commento complessivo a ciò che stiamo per vedere, a ciò che stiamo per assistere, a cui stiamo per assistere ovviamente al Via del Mare di Lecce, quindi non ce ne abbiate, questa è la minestra e questo dobbiamo mangiarci fondamentalmente. Tanto vediamo Tarri che si leva un cappero, però dicevo quel fondamentale, quello dell'inserimento, un bel chicco di uva, trovo perfetta la regia della zona che ci ha così preso partecipi dello scaccolamento di Maurizio, molto bene. Dicevo, vedremo quale sarà anche la proprietà di inserimento nel senso puro del termine, quello tattico, no? Giocatore che siamo già all'interno dell'85esimo minuto di gara, noi tra poco andremo per l'ultima finestra informativa con Dazon ovviamente. Adesso la speranza ovviamente è che da una parte si riesca a mantenere il gol del Lecce, infatti è ovviamente piuttosto scontato, si inventa il gol Almqvist che porta dunque in vantaggio che porta sul risultato di parità la gara del Via del Mare. Mi viene da dire che era un po' nell'aria, più che altro perché c'è una vecchia storia nel calcio che è quella del gol sbagliato, gol subito, e noi purtroppo abbiamo scherzato col fuoco perché per ben due volte li siamo mangiati due gol praticamente fatti, e questo trova un gol anche molto bello, tra l'altro questo giocatore Almqvist, numero 7 del Lecce, controlla col destro, palla che gli rimbalza sul sinistro e lui la incolla perfettamente di collo pieno, palla che finisce alle spalle di Ivan Provedel. 1-1, faccio fatica a farmi andare giù quelle due occasioni che ci siamo veramente divorati, però tant'è, questo è il risultato. 1-1 tra Lecce e Lazio, al minuto numero 86 ha pareggiato Almqvist. A questo punto andrei con gli ultimi due minuti, credo, rimanenti di cronaca con Riccardo Mancini. Veramente un gran peccato. Soffre, Gornete prova a girarsi, palla che rimbalza Di Francesco, come l'anno scorso, il Lecce l'ha ribaltata in un minuto e mezzo, Federico Di Francesco, 2-1. Incredibile quello che sta succedendo a Lecce, perché comunque questa squadra non ha mai mollato, ci ha sempre creduto, e qui anche in questo caso palla che rimane lì in area, nessuno riesce a prendere le misure su quella palla, arriva Di Francesco che sfrutta col rimbalzo, sfrutta questa palla vagante, la mette nell'angolino, però grande la reazione da parte del Lecce. Ecco qui, vediamo, stop sbagliato, la palla rimane lì, nessuno riesce a prendere le misure, lui poi con il collo la mette nell'angolino, anche qui Provedel non ci può fare nulla, però incredibile la reazione da parte del Lecce, ma è stato tutto il secondo tempo che ha avuto questo tipo di carattere. Il cuore, la determinazione, la voglia, la fame del Lecce di D'Aversa, che ha spinto per tutto il secondo tempo, sfiorando a più riprese il gol dell'1-1, poi lo ha trovato. E purtroppo poi l'ha trovato in un minuto, è cambiata completamente la partita, non tanto nella sua, come posso dire, nella sua sostanza, perché comunque il Lecce ci stava provando già da prima, ma nel fatto che ci siamo mangiati il gol che l'avrebbe chiusa completamente la partita, o comunque diciamo verosimilmente avrebbe dato il colpo di grazia, un colpo molto forte da poter gestire per il Lecce, e il Lecce in un minuto ha fatto due gol. Adesso Sarri manda in campo anche Castellanos al posto di Cataldi, perché adesso non c'è più niente da difendere. Devo dire che non è stata una partita memorabile sotto il punto di vista della prestazione della Lazio, non l'è stata assolutamente. Però purtroppo nel calcio conta buttarla dentro quando hai l'opportunità, e noi ne abbiamo avute due colossali, una alla fine del primo tempo e una praticamente 5 minuti fa, non più tardi di 5 minuti fa, quando potevamo veramente chiuderla. Non la butti dentro. In due occasioni il Lecce la trova, prima con un grande gol, con una grande girata di Almqvist, il secondo con la difesa della Lazio che forse sotto shock, come a volte le è accaduto l'anno scorso, per fortuna non spesso, si è fatta cogliere completamente in bambola. Lecce è un incubo in ogni caso, Lecce è veramente un incubo, si sta profilando uno scenario molto simile a quello dell'anno scorso, la Lazio che va in vantaggio con Immobile nel primo tempo e Lecce che la ribalta, in questo caso con altri protagonisti, nel secondo, e in questo caso rispetto
all'anno scorso nel finale di partita e non nel cuore del secondo tempo. Amarissima, veramente amarissima questa, almeno questa, quest'ultima parte di gara. Vediamo se la Lazio riuscirà adesso a rimetterla in piedi. Tanto c'è anche molto nervosismo, come ovvio che sia, però ecco, la sensazione è che la Lazio debba avercela più che altro con se stessa per non aver chiuso la partita quando doveva chiuderla. Poche chiacchiere, in una giornata in cui non sta girando tutto, in cui le gambe sono quello che sono, in cui tante soluzioni sono riuscite anche piuttosto sporche rispetto al solito, all'anno scorso quantomeno, per errori tecnici, dovrebbe essere la giornata in cui il cinismo la fa da protagonista. E sembrava un buon indizio, ecco, il gol di Immobile in tal senso, però non c'è stato il gol del KO. E poi, diciamo, noi ovviamente siamo campioni del mondo, primo, secondo e terzo degli incubi all'interno della partita. In un minuto abbiamo completamente gettato alle ortiche ciò che il gol di Immobile aveva sostanzialmente creato, anche lì quasi dal nulla, in una soluzione estemporanea, con quella bella giocata di Luis Alberto.